Allora, intanto vi ringrazio insomma, per avermi dedicato questo momento. Io sono sicuramente una convinta proibizionista e lo sono stata, diciamo, tutta la mia vita e lo sono stata in tutte le attività che ho fatto, anche precedenti all'agenzia, e quindi è una, diciamo, una tesi che continuo a sostenere. Ma io ovviamente non contesto i dati, non li conosco i dati che lei mi ha citato, quindi insomma, non sono in grado in questo momento di poterli controbattere. Sicuramente vanno analizzati e studiati, bisogna capire il contesto, bisogna fare una valutazione approfondita per rispondere nel merito. In linea generale, io credo che uno Stato sano debba educare i propri figli, quindi non a promuovere comportamenti che vadano ad alterare il proprio stato anche mentale, ma vadano educati, come dire, a credere nella bellezza della vita, che si possano raggiungere obiettivi, che si possa raggiungere anche la felicità, perché poi questo è quello che spesso simulano le sostanze stupefacenti, una felicità apparente, una tranquillità apparente. Quindi io credo invece, che si debba ricercare e stimolare nei giovani una felicità vera, reale, che appunto non venga falsata da sostanze. Quindi assolutamente no alla cannabis, anche perché, come lei sa, spesso si fa, lo dico io prima che me lo chieda lei, spesso si fa un rapporto tra cannabis o comunque uso di sostanze, alcol, fumo. In realtà non è esattamente la stessa cosa. Infatti spesso si parla, o almeno diciamo io spesso ho parlato di abuso, diciamo, di utilizzo nell'alcol e uso invece di droga. Perché mentre l'alcol è una sostanza che sicuramente crea problemi alle persone che ne fanno uso a lungo andare, e se utilizzato in eccesso, un bicchiere di vino non fa male a nessuno, a meno che non ci siano delle condizioni specifiche. Questo lo sappiamo bene in Italia, dove appunto abbiamo anche una grande produzione, e assolutamente non va colpevolizzato chi produce vino, anzi è un'eccellenza sicuramente della nostra nazione. Dall'altro lato esistono droghe che, anche usate una sola volta, possono creare, come dire, condizioni perenni, quindi possono portare dei problemi perenni, e anche la cannabis, insomma, inibisce alcune funzioni anche del cervello, anche se utilizzata, diciamo, a livelli bassi, quindi assolutamente proibizionista. Allora, è molto difficile fare cultura della legalità in Italia, dove purtroppo negli ultimi decenni si è un po' abbandonato questo percorso. Io, come diceva lei, in premessa, sono nata nel 1983, quindi, come ho raccontato anche proprio in occasione dell'evento di Palermo, le stragi di Capaci e Via D'Amelio sono due dei primi eventi storici che ricordo, diciamo, direttamente, quindi per mia memoria diretta, per mio ricordo diretto. Noi siamo cresciuti quindi con diciamo, l'immagine di una mafia, che era la mafia che faceva saltare per aria gli uomini di Stato. Nel tempo poi un po' si è affievolito invece questo ricordo, come purtroppo capita, visto che sono, insomma, passati diversi anni, e perché si è un po' abbandonato appunto questo tema, soprattutto nelle fasce di età, bambini degli elementari, gli adolescenti, in cui invece bisognerebbe proprio andare a ricordare cos'è la mafia, cosa significa avere una connivenza con la mafia e con la criminalità organizzata. Io dico spesso che la mafia è un cancro, quindi è qualcosa che, come dire, penetra all'interno del nostro tessuto territoriale, che penetra all'interno purtroppo a volte anche delle istituzioni, e quindi va combattuto a tutti i livelli. Quindi intanto bisogna raccontare ai giovani cos'è la mafia. Raccontare che la vita facile, come dire, il tutto è subito, forse non è possibile, bisogna passare da sacrifici, bisogna passare dall'impegno, perché vede, quello che abbiamo provato anche a raccontare a Palermo è che la mafia non è solo quella che usa il tritolo e che fa saltare per aria Falcone e Borsellino. La mafia è quella che vende la droga ai bambini davanti alle scuole. La mafia è quel fenomeno che cerca di insinuarsi laddove ci sono fragilità. E quindi bisogna ricordare a tutti che non è soltanto appunto un fenomeno macro, ma è anche un fenomeno micro che, come dire, lo ritroviamo nella società di tutti i giorni. E quindi dire no alla connivenza, dire no al clientelismo, dire no come dire, ai favori facili.
questo secondo me, secondo l'Agenzia Italiana per la Gioventù, è quello che dobbiamo provare a fare. Quindi raccontare realmente cos'è la mafia e anche e soprattutto come le azioni di ciascuno di noi influiscono sulla vita della comunità, quindi come influiscono sugli altri. Quello che faccio io e quel gesto di connivenza che faccio io sarà qualcosa che poi influirà sugli altri e che magari influirà anche sul futuro di quelli che oggi sono i più piccoli. Allora, il tema del Mediterraneo, quindi la cooperazione euro-mediterranea, è sicuramente una priorità dell'Agenzia Italiana per la Gioventù. È una priorità, come ricordava lei, rispetto all'impiego dei fondi europei, quindi dei programmi appunto Erasmus Plus e Corpo Europeo di Solidarietà, che l'Agenzia Erasmus Plus Gioventù e Sport e Corpo Europeo di Solidarietà che l'Agenzia gestisce. Ma è anche una priorità politica nazionale discussa insomma con il ministro per i giovani e lo sport e con il ministro Abodi, su cui sicuramente vogliamo lavorare nei prossimi mesi, su cui un po' abbiamo già iniziato a lavorare. È intanto una priorità del governo italiano, secondo me con una motivazione molto chiara. L'Italia è incastonata all'interno del Mar Mediterraneo, tutto quello che noi facciamo, come dire, sia dentro i confini nazionali che fuori i confini nazionali, influisce su quest'area e sicuramente influisce sulla vita dei cittadini italiani. Quindi, a mio avviso, sì, il futuro dell'Italia è assolutamente quello di tornare a giocare un ruolo, come dire, un ruolo chiave, un ruolo anche da protagonista all'interno dell'area mediterranea. Noi cerchiamo, ovviamente per quello che ci compete, quindi per quanto riguarda il tema della cooperazione giovanile, cerchiamo di fare la nostra parte. Questo perché spesso si dice che i giovani sono il futuro, il presente, diciamo c'è un po' di... non ci si mette mai d'accordo su cosa debbano essere i giovani. In realtà, come dire, i giovani sono sia il presente che il futuro, perché quello che costruiscono oggi, se lo ritroveranno diciamo nei giorni a venire, il futuro è già domani. Cioè, il presente oggi, il futuro è già domani, non è necessariamente tra 10 anni. Quindi noi crediamo che, come dire, sia fondamentale oggi sviluppare delle relazioni, promuovere il dialogo, la comprensione reciproca, perché poi il rispetto passa dalla comprensione. Ciò che non si conosce fa paura, ciò che non si conosce spesso si cerca di combatterlo. Laddove invece c'è una capacità di comprendere, di capire, di conoscersi, è più facile instaurare relazioni pacifiche, armoniose e anche proficue per entrambe le sponde del Mediterraneo. Come sa, il governo sta lavorando su quello che ha chiamato Piano Mattei, e vengo al tema delle migrazioni che lei poneva. Sappiamo perché esiste un fenomeno migratorio così massiccio, ed appunto quello di persone in grandi condizioni di difficoltà, non soltanto legato alle guerre, ma legato a condizioni economiche, condizioni sociali, che chiaramente cercano di venire in Europa sperando di poter trovare una vita migliore. Questo spesso purtroppo non accade, lo vediamo nelle nostre città, e quindi l'obiettivo del governo, immagino, credo sia quello di provare a aiutare a sviluppare soprattutto l'Africa subsahariana, ma anche insomma la parte dell'Africa mediterranea, appunto per poter offrire condizioni migliori di vita alle persone nei propri paesi. Ovviamente noi, come dicevo, abbiamo l'obiettivo di provare a rafforzare la cooperazione e la conoscenza tra i giovani che vivono in questo contesto euro-mediterraneo. Allora, c'è un grande potenziale. Io credo che i giovani italiani abbiano spesso una marcia in più e neanche lo sanno. Sono sicuramente molto creativi, sono sicuramente talentuosi, hanno un'apertura mentale che spesso non si ritrova magari in tutti i giovani. Quindi avrebbero davvero delle grandi potenzialità. Sicuramente c'è una grande forma di paura rispetto a quello che li circonda, anche forse un po', mi permetto di dire, per una narrazione che è stata fatta un po' catastrofica negli ultimi decenni. È chiaro che abbiamo vissuto una pandemia che ha influito in maniera molto pesante soprattutto sulle condizioni psicologiche dei giovani italiani, ma in generale europei. È chiaro che c'è un tema clima che non è negabile, quindi c'è sicuramente, si ricorderà, lei citava il Geffoni Film Festival, la ragazza che ha parlato di ecoansia. Quindi non entro ovviamente nel merito di quanto accaduto, però quello che credo sia importante fare è infondere coraggio e speranza a questi ragazzi, e quindi un po' raccontargli che sì, è vero, ci sono dei problemi, sì, è vero, ci sono delle grandi difficoltà che vanno affrontate, sia, come dire, a livello internazionale, come può essere l'emergenza clima, sia, come dire, difficoltà legate più al contesto nazionale, il mondo del lavoro, la prima casa, quindi tutte difficoltà
che insomma conosciamo molto bene e che in realtà ha conosciuto anche la mia generazione e non soltanto quindi i giovanissimi, ma anche chi oggi ha tra i 35 e i 40 anni, però bisogna anche raccontare che la speranza esiste, come dire, non è tutto finito, non siamo a un passo dall'apocalisse, c'è bisogno sicuramente di impegno, c'è bisogno di rimboccarsi le maniche e lavorare, quindi non soltanto aspettare. Questo è un po' il messaggio che ho voluto dare a questi ragazzi a Giffoni. Non dobbiamo soltanto aspettare che qualcuno faccia un passo indietro per aiutarci, ma dobbiamo avere il coraggio, la determinazione, la voglia di provare a farci spazio anche sgomitando per raggiungere i nostri obiettivi. Allora, come probabilmente sa, l'Agenzia Italiana per la Gioventù non gestisce i fondi appunto dedicati alle politiche per la gioventù, tuttavia mi sento di dire che se è vero che non esiste una coprogettazione successiva, c'è sicuramente un percorso di ascolto dei giovani prima. Come probabilmente sa, esiste un Consiglio Nazionale dei Giovani, di cui peraltro ho fatto parte lungamente. Il ruolo del Consiglio Nazionale dei Giovani è proprio quello di ascoltare la voce delle organizzazioni giovanili e dei giovani. C'è una grandissima rappresentanza, ci sono oggi oltre 90 associazioni che ne fanno parte, davvero di tutte le estrazioni politiche e culturali che possono appunto rappresentare la diversità italiana. E quindi quello che fa il ministro, quello che ha fatto il ministro in questi mesi, quello che fa sicuramente il Dipartimento per le Politiche Giovanili, nella persona in particolar modo in questo momento del capo dipartimento Ciscioli, ma anche precedentemente per chi c'era prima, è proprio quello di provare ad ascoltare il Consiglio Nazionale Giovani, capire quali sono le aspettative e le necessità e provare a tarare gli indirizzi politici anche nell'utilizzo dei fondi rispetto a queste priorità. Io la valuto molto positivamente, in primis perché conosco molto bene lo strumento del servizio civile. Io sono stata una volontaria di servizio civile ed è proprio grazie al servizio civile che sono entrata nel mondo del lavoro. Io ho fatto un'esperienza, poi sono rimasta appunto a lavorare nell'organizzazione dove avevo fatto servizio civile, ho fatto una lunga carriera, una lunga esperienza lì dentro, quindi in realtà io credo sia assolutamente un valore aggiunto poter avere questa riserva, perché è uno strumento attraverso il quale è possibile spingere altri giovani a fare l'esperienza di servizio civile, che ci tengo a ricordare brevissimamente non è una semplice esperienza di volontariato, ma è proprio un servizio alla nazione, è appunto servire la patria, diciamo, senza le armi, e quindi è un servizio che si dà. Questo è il valore più profondo del servizio civile, quindi sapere che non stai facendo semplicemente volontariato, ma sapere che quello che fai, il tempo che doni, le risorse che doni, come dire, le doni affinché la comunità nazionale nella quale vivi possa essere un luogo migliore, un posto migliore nel quale vivere e nel quale appunto avere anche condizioni sociali migliori. Quindi credo che sia sicuramente un dare attenzione ad uno strumento che è un'eccellenza nel mondo, che tutti davvero ci invidiano e che provano a studiare per capire come funziona appunto questo strumento che noi abbiamo, e poi sia un ottimo modo per appunto promuoverlo sempre di più tra i giovani. Allora, io ritengo che il tema della formazione sia fondamentale sempre, a tutti i livelli e in ogni settore. Bisogna conoscere bene, essere informati, capire i meccanismi, soprattutto i meccanismi di programmi europei, che non sono così semplici. Apparentemente lo sono, perché i temi magari sono quelli legati alle politiche giovanili, al volontariato, al terzo settore, all'inclusione sociale, però in realtà i meccanismi che poi portano ad avere un progetto approvato non sono così semplici. Quindi io ritengo che sia importante partecipare a questi eventi che l'Agenzia fa continuativamente durante tutto l'arco dell'anno, e sia online che in presenza in diverse parti appunto d'Italia, da Trento a Palermo. Sia importante partecipare per non soltanto conoscere più approfonditamente i valori su cui si fondano i programmi europei, gli obiettivi generali che appunto i programmi hanno, ma anche capire in maniera più approfondita i meccanismi attraverso i quali poter presentare una domanda di successo. Nella mia vita precedente, quando lavoravo nelle organizzazioni, io ricordo bene il precedente settennato, anzi i precedenti settennati in particolar modo, quello che vedeva, diciamo, il finanziamento del programma Gioventù in Azione, del programma Leonardo da Vinci, il programma Grundig e quant'altro.
ed erano sicuramente un po' più accessibili. Negli ultimi anni la Commissione europea ha elaborato processi sempre più complessi, sicuramente legati ad una necessità, come dire, di voler gestire in maniera sempre più professionale, più attenta, più precisa l'utilizzo dei fondi europei, però indubbiamente questo non ha facilitato in modo particolare le piccole organizzazioni e i gruppi non formali. Allora, ovviamente come sa, i fondi diciamo, che noi gestiamo vengono attribuiti sulla base di una valutazione fatta da valutatori esterni. Quindi, come dire, io e l'agenzia, intesa appunto come i dipendenti, non entriamo nel merito di come vengono appunto valutati i progetti per una questione chiaramente di trasparenza, democraticità e imparzialità. Sicuramente c'è un tema che è legato alla capacità di fare progettazione europea, che è un po' quello che dicevamo anche nella domanda precedente. Non è facile realizzare progetti europei anche nei programmi, diciamo, dedicati ai giovani. Quindi sicuramente quello che possiamo fare, non potendo andare ad influire appunto sulla valutazione, quindi sulla ridistribuzione, la cosa importante da fare e che in realtà l'agenzia sta provando a fare tramite, come dire, momenti seminariali organizzati ad hoc per aiutare le organizzazioni a progettare sempre meglio, è appunto quello di lavorare nella fase precedente alla valutazione. Quindi provare a dare gli strumenti e le competenze affinché come dire, ci sia un reale e concreto miglioramento della capacità di progettazione delle organizzazioni. Quindi ci auguriamo ovviamente che la Sardegna, che è una regione alla quale personalmente tengo e che sicuramente è importante per tutto lo sviluppo, appunto soprattutto dell'area del Mediterraneo, possa vedere a breve sempre più progetti approvati. Allora, noi proveremo a lavorare con le scuole, proveremo a lavorare con la fascia di età sicuramente, diciamo, degli adolescenti, questo perché uno dei fenomeni che più ci interessa indagare è appunto il fenomeno dei NEET. È molto difficile lavorare sui NEET, per questo parlo di scuola, perché quello che vogliamo provare a fare è andare a realizzare attività che prevengano quei fenomeni, come ad esempio la dispersione scolastica, come ad esempio la povertà educativa, come ad esempio il disorientamento che sempre più come dire, è presente nei nostri giovani, quindi l'incapacità di capire bene qual è il percorso da intraprendere, non soltanto dopo la scuola superiore, quindi quando arriviamo al mondo dell'università, ma già prima, quindi finite diciamo, le scuole, quelle che si chiamavano scuole medie, le scuole secondarie di primo grado, capire qual è il percorso da intraprendere appunto per mettere in campo le proprie competenze e sviluppare al meglio le proprie attitudini. Questo sicuramente è un lavoro che vogliamo andare a fare, è una priorità anche del ministro Abodi, e quindi sicuramente è il lavoro che proveremo a fare a 360 gradi a livello nazionale, a prescindere appunto da quella che è diciamo, la nostra core activity e quindi la gestione dei programmi europei.